dopo una nottata in questo posto bellissimo, finalmente con la luce si vede qualcosa, anche se piove e c'è un tempo. Dovrebbe essere così per i prossimi giorni. Non c'è il wifi. Fa freddissimo, ho solamente vestiti estivi. Dopo una settimana ad Antalya, al mare, in piscina, sarà very challenging questa cosa. In meno di una settimana mi sono improvvisamente ritrovata in Turchia. Un mese fa ero immersa in un sacco di cose che stavano accadendo nella mia vita. Le giornate erano così piene di impegni e 24 ore sembravano non bastarmi. Poi, all'improvviso, mi sono ritrovata dopo circa un anno di nuovo su un aereo. Non c'è trucco, non c'è niente. Ecco come tutto è cominciato. Ho appena fatto una follia. Ieri mi è arrivata, no, l'altro ieri mi è arrivata una proposta per partire per un viaggio tra 10 giorni in una località in cui non sono mai stata e ho considerato l'idea di farlo. Ho fatto il biglietto. Prima tappa fatta, siamo a Roma. Domani abbiamo il volo. Ho fatto il tampone stamattina e domani si parte. Una cosa che adoro è che puoi riempirti la borraccia dell'acqua. Ci sono varie stazioni in cui puoi farlo. Non ero mai stata in un paese come la Turchia prima d'ora e non avevo alcuna idea di cosa aspettarmi. Ma come diceva Jack Kerouac, l'importante è andare. Da esploratrice quale sono, non c'è frase che più mi si addice. Svolgendo 2 progetti Erasmus Plus in 2 località totalmente diverse. Il primo posto si trova vicino Antalya, tra mare e montagne dalle altissime vette che all'orizzonte si incontrano con l'acqua. Sono appena entrata in stanza e la mia coinquilina non c'è, dovrebbe essere una ragazza turca. Ho questi capelli e ci devo andare a cena con questi. Perché ci siamo fatti un bagno al mare, appena ci siamo tuffati in acqua è iniziato a piovere, il cielo coperto, siamo andati via, ovviamente è sceso il sole, quindi sono un po' indecente, va bene. E che dire, è bello stare da soli. È una delle cose che più mi lascia senza fiato, non ho ancora esplorato moltissimo, a dire la verità, ma voglio farvi vedere questa montagna pazzesca, con questa moschea alle spalle. La seconda settimana l'ho trascorsa in un posto sperduto in mezzo alla natura nel distretto di Bursa. Ieri, dopo una settimana al mare, al sud della Turchia, ad Antalya, siamo venuti in questo posto in montagna. Nessuno aveva la minima idea di dove si trovasse o di dove stessimo andando. E si trova in mezzo a nulla, letteralmente. Il primo paese abitato si trova tipo 1 ore e mezza, 2 da qui.
All'inizio sono rimasta un po' scioccata e sconvolta da tutta questa cosa, perché siamo arrivati e faceva freddissimo. Io ho come solamente vestiti estivi, dal momento che dovrebbe far caldo. E adesso fortunatamente è uscito il sole e fa veramente caldo. Si sta benissimo, ma spero che sia così anche stasera. C'è una bella situazione, tanta gente nuova, tutti di paesi diversi, ed è bellissimo quando ti confronti con diversi background. Quindi speriamo di fare belle conoscenze e che sia un'esperienza anche altrettanto forte come la precedente. Per me è stata bellissima, sicuramente unica perché è stata la prima. Ciò che accomunava entrambi i posti erano i paesaggi mozzafiato, il buon cibo e soprattutto tanta bella gente. Ancora una volta mi è capitato di incontrare persone meravigliose durante i miei viaggi. Persone che mai incontreresti stando fermo a casa o in uno stesso posto. Ma perché sono andati in borsa? Ci stiamo mischiando con i locali, stiamo girando un documentario sulla città, sui prodotti tipici, sulle persone, sugli animali che popolano questo posto. Persone curiose che sognano ed esplorano la vita un po' come piace fare a me. I'll stay here for as long as I can, through the storms and through the cold. Mamma mia! Ah, col pennello con cazzo! Andiamo a vedere cosa è successo. Tutto parte da una normale giornata lì in quel di Bursa. Questa zona limitrofa che si può trovare alle spalle. Una piccola cittadina di 3 milioni di persone e questo bellissimo bus di quel coglione. Possiamo... Mi segue camera? Un politico. When clouds roll in and cover the moon, the man is to stand the ground. Without you I'm an only tree. Motore della guerra fredda. Non ce la faranno i nostri.